Atleti, buongiorno, benvenuti in questo video. Siamo mercoledì, primo video dopo la maratona. Non sto ancora bene, al rientro dalla maratona lunedì e martedì, per cui l'altro ieri sono stato male, ho avuto febbre, ho avuto mal di gola, ancora il raffreddore non se n'è andato e spero sinceramente che oggi sia l'ultimo giorno in cui ci toccherà avere a che fare con questa rottura di scatole, parliamoci chiaro. Dico anche però che non mi dispiace essere malato perché diciamo che la vedo un po' come la prova nel fatto che in maratona abbiamo dato tutto quel che potevamo andare. Ragazzi, l'avete già visto dal titolo, sapete quello che faremo oggi? Andremo da Efrem, il coach che mi ha seguito per quanto riguarda la palestra. Faremo la chiamata con Simone, il coach che mi ha seguito per la corsa. L'ho detto fin dall'inizio di questo percorso, dalla maratona di Amsterdam. È stato solo il primo tassello di una cosa molto più grande. Avremo modo di parlarne. Adesso però, scarpe, che è ora di andare da Efrem. Ragazzi, questo il nettare dei malati, mamma mia, la cosa più cattiva di questo mondo, però per il raffreddore questo è l'altro. Andiamo. Per quanto riguarda la palestra, il punto in cui eravamo arrivati prima della maratona era un punto abbastanza basso, nel senso che ho sempre detto, fin dall'inizio di questa preparazione, ragazzi, che in una preparazione ibrida, in cui l'obiettivo, ad esempio, in una certa fase è la maratona, necessariamente l'allenamento con i pesi deve fare un passo indietro. Ma questo, ragazzi, fa parte del percorso e ne eravamo assolutamente consapevoli, tant'è che appunto abbiamo fatto poi l'intera settimana della maratona di scarico. Quello che con Efrem oggi dovremo capire, in primo luogo, è a che condizione fisica siamo arrivati, per cui la domanda a cui rispondere sarà come, piccolo spoiler, da cui costruire invece massa muscolare. Per cui andiamo e vediamo cosa succede. Ho appena finito di fare quello che dovevamo fare, sono stato qua un paio d'orette. La domanda adesso è: e mo'? E mo' che facciamo? Loro non sanno esattamente che obiettivi ho io adesso. Ok, dal punto di vista della palestra ci troviamo al minimo storico come grasso corporeo. L'obiettivo adesso per la palestra è riprendere in mano i grandi big, diventare forti. Quindi oggi abbiamo ripreso confidenza con i fondamentali, siamo andati a rivedere un po' la tecnica che giustamente con x kg di peso corporeo persi, anche la percezione con i bilancieri, con i carichi cambia. Bisogna mangiare, vediamo anche il nutrizionista cosa dice per andare a risalire a livello calorico. Si parte con un bel programma strong e andiamo a prenderci questi chili. Check fisico rapidissimo, ti faccio vedere come sono solo a livello di Vai. grasso. 12 kg E guardate qua, come vedete, si è asciugato. Qui avevamo tanta BF, invece adesso tanta roba. Fianco, schiena. Sì. Di schiena qua ti sei asciugato e quindi molto positivo. Atleti, ci siamo. Quello che ci aspetta per quanto riguarda la palestra sarà una fase di costruzione. Sabato, tra l'altro, andrò da Luca, il mio dietista, Luca Lodani. Faremo lì il vero check fisico e a livello alimentare capiremo come muoverci, visto che ovviamente sarà la parte alimentare a determinare come si muoverà il peso, non è l'allenamento. Per cui dai, adesso torno a casa, ho una fame assurda, ragazzi. Sono distrutto, non ho energie. C'era un momento in cui ero un po' in aria, per cui questa settimana sarà ancora di ripresa e la settimana prossima sarà ufficialmente l'inizio, il riprendere le danze che mi stanno iniziando a mancare. Andiamo a mangiare, ragazzi. Pranzo, ragazzi, è stato preparato al volo. In realtà sono 180 grammi di pasta con un po' di formaggio, un po' di pepe, stile cacio e pepe fatta al volissimo. In questi giorni sto mangiando davvero poco, infatti non so se mangerò qualcosa dopo. Ragazzi, ho super fame, davvero tanta, per cui io mangio. Buon appetito e poi ci aggiorniamo pian piano nel pomeriggio. Diciamo che dopo la chiacchierata di questa mattina con Efrem si sta già un attimo delineando quello che mi aspetta da adesso per il prossimo futuro, per tutto quello che riguarda l'allenamento. Per quanto riguarda la corsa, però, non voglio ancora dirvi niente perché questa sera, tra poche ore, avremo la chiamata con Simone, il mio coach per quanto riguarda la corsa. Hai sorpreso tutti, te stesso pure, immagino, no? Adesso però mettiamoci all'opera perché c'è tanto lavoro da fare che mi aspetto oggi pomeriggio. Quello che mi aspetta oggi pomeriggio sono tante tante chiamate, come sempre ne avrò più tardi due per quanto riguarda il coaching, avremo quella con Simone questa sera, ma adesso quella che ci aspetta è con una ragazza che si sta occupando della creazione del mio logo, perché ho finalmente deciso di creare un logo, ho diversi progetti in cantiere.
Uno di cui già vi ho accennato qualcosa sarà l'apertura di un blog. Adesso però, visto che mi sono ripromesso, ragazzi, in uno degli scorsi video di parlarvi anche dei risvolti, chiamiamoli un po' più negativi, di preparazioni come questa, c'è un argomento che voglio velocemente trattare. Sostanzialmente quello che succede nel momento in cui si raggiunge un obiettivo al quale comunque, volenti o nolenti, si è dedicato tantissimo tempo, tantissimo impegno nell'arco di mesi, e che si arriva a un punto in cui dici: ok, ho raggiunto quel che dovevo raggiungere, ho dato quel che dovevo dare, per cui mi fermo. Ed è successo questo dopo la maratona di Milano dell'anno scorso, per cui ho totalmente chiuso con la corsa. Ed è questo quello che invece questa volta e in tutto quello che sarà il prossimo futuro non deve succedere. In questi casi il suggerimento che darei e che mi sono dato e quello che sto facendo è darmi subito un nuovo obiettivo. Sto per iscrivermi all'obiettivo probabilmente più grosso della mia vita, però non posso ancora dirvelo. Tutti questi ragionamenti intricati per dire che è normale, dopo aver raggiunto l'obiettivo per il quale si è sudato e lottato tanto, avere un grosso down psicologico, però è altrettanto importante subito rialzare la testa, subito ridarsi un nuovo obiettivo. Ragazzi, ho adesso due chiamate per quanto riguarda il coaching che sta andando alla grande. Vi ricordo ovviamente che se siete interessati a incominciare percorsi come si deve di allenamento, potete scrivermi su Instagram e vi racconto come lavoriamo. Tra l'altro ci sarà un prestissimo novità anche sotto quel punto di vista, perché sto per cominciare un altro grosso corso di formazione. E vediamo se riusciamo anche a fare una chiamata con Luca Laudani, il dietista. Tra l'altro lo vedrò sabato, per cui sarà prestissimo in un nuovo video. Al lavoro! Eccolo! Il dietista più bello d'Italia e più bravo d'Italia. Buongiorno! Il più bello soprattutto, buongiorno. Come andiamo? Bene, bene, bene. Doc, allora, la preparazione, come tu sai, era partita con un obiettivo tra i 40 a un peso di 96 kg. Il lavoro che abbiamo fatto con te ha portato tutti i risultati del mondo, perché siamo scesi di 12, iper soddisfatti, eccetera. Maratona, come è andata a finire secondo te? Spara un risultato. Io non ti ho detto niente, eh? Sicuramente 2.40. No, aspetta. 3.40, perdonami. Ok. 3.40 li hai... Cioè, non sei arrivato a fare 3.40, probabilmente siamo tra i 3.30 e 3.40. Yes. Yes, yes, yes. Doc, senti, pedala, 3.28. 3.28, Doc. Hai presente che cavolo è 3.28? Assurdo, eh? Sono contentissimo, mi fa super piacere sentire che è stato in parte, ho contribuito bene. Eh beh, hai voglia. Noi tra l'altro adesso, loro lo sanno già, ci diamo tra pochi giorni e lì sarà interessante capire come struttureremo. Assolutamente, dobbiamo un attimino fare un po' il punto della situazione. Dai, Doc! Ragazzi, quanto è bello poter condividere questi traguardi con persone che ti stimolano, che ti spronano. Luca è stato parte di questo percorso, mi ha aiutato tantissimo in questo percorso, e se la maratona è andata come è andata, il merito è anche tanto suo. Adesso ho ufficialmente le due chiamate per il coaching di cui vi parlavo e poi sentiamo Simone, con lui che a tutti gli effetti è stato l'artefice di questo percorso. Dai, è arrivato il momento di chiamare Simone. È la prima volta che ci sentiamo da dopo la maratona, anzi da prima della maratona, perché vediamo un attimo cosa dice. Simo, buonasera. È andata. Simo, non ci avrei scommesso un centesimo. Un centesimo, ti giuro. Hai cercato tutti te stesso pure, immagino, no? Perché... Sì, ma sai cosa vuol dire che è passata in un attimo, Simo? È l'emozione del pubblico, della gara, dell'adrenalina. 3.28 tempone, adesso bisogna lavorare per qualcosa di ancora più... Oh yes! Ancora più importante, grandissimo. E ti hai visto abbastanza regolare, cioè hai fatto una gara comunque ben messa anche di testa, diciamo così. La cosa che è davvero stratosferica, chiaramente... Per il risultato che hai fatto è il fatto che sei un atleta ibrido, quindi che hai un sacco di massa muscolare. Qui sono molto contento, sempre a livello del percorso eccetera, ma perché comunque sono 31 minuti in meno. Cioè io quando sono arrivato al traguardo mi sono detto: ok, cioè l'anno scorso tra mezz'ora io tagliavo tra mezz'ora, che è tantissimo mezz'ora. Che spettacolo, sono proprio contento, soprattutto perché mi ricordo l'anno scorso hai avuto un periodo abbastanza di down dopo la maratona. Decisamente. Decisamente. Che rischiava di non farti più correre, invece hai insistito e hai fatto bene. Allora, te lo dico anche, ci tengo di farlo anche adesso con la videocamera, grazie, perché comunque, cioè... sono state tante le componenti che mi hanno portato a questo risultato, ma lo dicevo anche adesso prima di accendere la videocamera, ovviamente il grande artefice alla fine sei stato tu. Grazie di cuore. Grazie di cuore e speriamo di fare qualcos'altro insieme. Grande Simo! Grazie, a prestissimo. Che bello essere stimolati sempre, avere una community come questa. Che bello avere persone che, professionisti che a tutti gli effetti mi seguono, che mi stimolano così tanto, che mi spronano così tanto. Che bello tutto l'ecosistema che stiamo creando. Sono davvero, davvero grato. Prestissimo vi racconterò tutto quanto. Con Simo adesso abbiamo
mentre ho spento la videocamera, abbiamo parlato di quello che sarà il prossimo futuro per quanto riguarda la corsa. Vi dico già, da lunedì si riparte a pieno regime con la corsa, a pieno regime con la palestra. Questo progetto è partito quasi per gioco, lo sapete, ho fatto il video riparto da me adesso non ricordo, e non erano parole messe a caso, è stato davvero un percorso che è ripartito da me, da Domenico, da cosa io volevo fare, da cosa motivava me. Sono davvero tanto grato, comunque mi sto semi commuovendo, però sono cose a cui tengo davvero che spero si capisca. Ragazzi, chiudiamo qui anche questo video, perché direi che di cose ne sono uscite. Sono contento, abbiamo chiuso il primo capitolo di un libro che vedrete quante cazzo di cose avrà scritte al suo interno. Un passo alla volta, atleti. Un passo alla volta.